tutti. Oggi sono a bordo di Lucy. Un Tecnomar Evo 120 costruito interamente in alluminio da The Italian Sea Group. Questo yacht dalle linee sportive viene cucito come un vestito su misura sul suo armatore. Si contraddistingue infatti per la flessibilità che l'armatore ha di personalizzare la sua barca non solo nella scelta dei materiali e dei colori, ma anche nella gestione degli spazi. La grande spiaggetta di poppa è separata da pochi scalini dalla zona di poppa esterna. Una caratteristica che permette a questo yacht di vivere queste due zone come se fossero una sola. Questa zona esterna è anche dotata di un grande tavolo che è protetto dal sole grazie al ponte superiore. Inoltre questo prendisole qua a poppa, tipico degli open sportivi, è un punto ideale di relax dopo un bel bagno. Prima di entrare nella dinette troviamo un grande wet bar. Il salone si contraddistingue per le grandi finestrature cielo-terra e non può sfuggirvi il pavimento in parquet che presenta un design che a mio parere è unico e artigianale. Alle mie spalle abbiamo questa particolarità di avere il marmo regio illuminato. Queste spettacolari lastre di marmo di Carrara retroilluminate le troviamo anche nella zona dining, dove invece racchiudono un acquario. In questo ambiente, dove solitamente troviamo la cabina armatoriale, il modello Evo 120 prevede una zona pranzo, che ha anche la particolarità di essere separata dalla zona living. Il cantiere ha installato in corrispondenza del centro del tavolo uno skylight che compensa molto bene la miglior luce che passa dalle finestrature laterali che si riducono in altezza seguendo la linea esterna verso prua della barca. Verso prua, in diretta comunicazione con la zona dining, troviamo un grande ambiente dedicato alla cucina, la dinette equipaggio e la lavanderia. Da qui si accede alle tre cabine equipaggio situate al ponte inferiore. La zona crew prevede alloggi per 5 persone e tutte le cabine sono dotate di servizi propri. Scendendo al ponte inferiore troviamo una delle particolarità di questo yacht. L'armatore infatti ha deciso di allestire al posto di una cabina una spa di 25 metri quadri che è dotata di una zona massaggi, un bagno e una sauna. Questa scelta è molto inusuale per una barca di 37 metri e regala all'armatore e ai suoi ospiti un modo unico per godersi la crociera. Chiaramente in futuro questo volume potrà essere riconvertito in una quarta cabina. La cabina armatoriale è semplicemente gigantesca. Trovandosi nella parte poppiera del lower deck, sfrutta l'intera larghezza dell'imbarcazione. La cabina ha infatti, oltre al letto, una comoda zona living dedicata all'armatore. Ospiti, due letti che però hanno la comodità di potersi unire e diventare un letto matrimoniale. Questa è la cabina VIP. Anche questa cabina è di considerevoli dimensioni, in particolare il bagno. Thank you.
timoneria. Questa timoneria si trova sul mezzo ponte ed ha una buona visibilità e navigazione, mentre per le manovre è molto utile l'utilizzo delle telecamere o spostarsi sulla timoneria esterna del Fly. Andiamo a vedere gli esterni. Oltre la timoneria esterna, sul Fly troviamo un bar con un'area cucina, una jacuzzi circondata da un ampio prendisole e due tavoli da caffè. La zona di prua è dotata di un prendisole molto ampio che rimane un po' più riservato rispetto al resto dello yacht. Questo garage permette lo storage di due moto d'acqua e di un gommone di 4,30 m. Ora vi mostro la sala macchine, scendiamo insieme. All'interno della sala macchine sono installati due motori MTU da 1920 cavalli ciascuno, che permettono a Lucy di raggiungere più di 20 nodi. Sopra i due motori troviamo l'SCR, che permette a questa unità di essere compatibile con il requirement ambientale Tier 3 per l'abbattimento degli NOx. Questa sala macchine è molto ben organizzata ed è dotata di due generatori Kohler da 50 kW. Inoltre, questo yacht, grazie ai suoi 15.000 litri di nafta, ha un'autonomia di 1.500 miglia a 10 nodi. Questo grazie anche al suo peso ridotto per via della costruzione in alluminio.